Diventa bianca questa notte da falene. Promette bene, sì, promette tanto bene. Ma ora parlaci un po' di questo tuo personaggio che ha il potere di rovinare una famiglia. Ma sì, è tutto sarcastico, tutto bello, comunque è un divertimento, questo finto guru che poi non è proprio un guru, è un cialtrone in pratica, però molto intelligente, con alla base c'è una grossa cultura, anche perché per fregare tra virgolette a Temberini, che è un grande professionista, deve essere veramente una persona, poi avvocato di quel livello, devo essere anche una persona molto intelligente, che poi sono cialtrone, poi sono fin dei conti un povero Boro Cristo, sì, e poi lo si rivela anche dopo, durante lo spettacolo, e poi la fine che non vi dico, però venitelo a vedere. La cosa straordinaria è che io ringrazio tantissimo la produzione, i miei colleghi, e poi essere ospitato da un teatro Parioli e poi il nostro ufficio stampa Donatella, cioè ci sono incontrato veramente una famiglia, e questa è la cosa che mi fa veramente piacere. Io che vengo dalla Sicilia, sì, ho fatto diverse cose, tantissime cose, però il Parioli ha sempre il suo fascino particolare. Da David Simone Vinci è tutto, vi devo solo dire grazie di averci dato un pezzettino della vostra anima. David Simone Vinci, ciao. Ma dammi una lametta che mi schioppo le vene. Parlo già. Destra verso il centro.